seguire gli altri pubblici che poi sono vincolanti per tutti e sono quelli che poi creano sviluppo. Interessante dal punto di vista giornalistico rispetto ai candidati Iotice e Ferrara che è proprio la contrapposizione che c'hanno con l'ovulo commerciale. Ferrara ha detto che sarà una opportunità di lavoro, Iotice ha detto di no. Eppure insomma sono stati insieme nella giunta che quella convenzione così tanto scritta male la partorita. Diceva prima Enzo Carcora che il test amministrativo di sabato di domenica e lunedì prossimi sarà importante anche dal punto di vista nazionale. Napoli e Milano sono i banchi di prova del berlusconismo, in una Italia che è stanca. Vi do semplicemente un episodio che forse rende l'idea di quello che accade. Questa mattina Corriere del Mezzogiorno, un quotidiano napoletano, ragionavo insieme ad un collega su quello che è l'effetto dell'ultimo annuncio di Berlusconi, ovvero di mandare l'esercito del genere militare a liberare la città della Zappa. Sembra, secondo quelli che sono i primi notizie, che il miracolo non avverrà, nel senso che anche la forza dei militari non riuscirà a liberare la città dai chiusi. Io ho fatto una battuta al collega, ho detto anche i militari sono stancati di fare i spazzini a Berlusconi. E quindi la realtà è molto più complicata di un paese che sentivo prima le politiche sociali, un paese che è allo stremo sotto questo aspetto ed è stanco di confrontarsi con i guai personali del Premier, i suoi attacchi alla magistratura e di non sapere la verità di una nuova manovra finanziaria che si prospetta all'orizzonte ed è la lingua alla napoletana, è stanco di fare il figlio scemo in una crisi come quella della Libia che dal punto di vista internazionale doveva vedere l'Italia protagonista, visto che il problema più importante, quello degli immigrati, lo stiamo gestendo noi. Io do la parola al senatore Francesco Rossi.